Cari amici e care amiche, ci sono passi del Vangelo che non chiedono tanto di esercitare l'intelligenza, ma domandano una predisposizione del cuore. Passaggi e parole che si fanno spazio dentro di noi in modo discreto, paziente, come pioggia leggera che feconda la terra arida, come raggi di sole che irrompono negli anfratti più scuri del nostro cuore. Proviamo a riprendere alcune espressioni, alcune parole del brano evangelico proposto per questa liturgia. Va registrato anzitutto un gesto di Gesù. Sta scritto che, alzati gli occhi al cielo, si mise a pregare. Non è solo un movimento degli occhi, una direzione dello sguardo, è soprattutto una tensione del cuore che dice nostalgia delle origini, desiderio di tornare alla fonte del proprio essere. E mentre i suoi discepoli si guardavano smarriti, respirando un'aria ormai di tradimento, Gesù alza gli occhi al cielo, invitandoli a fare come lui, seguendo la direzione del suo sguardo, prima di iniziare a pregare pronunciando parole più precise. Un cartello posto all'ingresso di un tempio valdese riportava questa scritta: «Le pecore talora si smarriscono perché brucano l'erba senza mai alzare lo sguardo». E scriveva anche Alda Merini: «Non mettetemi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa accorgersi più di un tramonto. Chiudo gli occhi, mi scosto di un passo, sono altro, sono altrove». Gesù invece ci invita ad alzare lo sguardo, ad alzarlo sempre quando ci mettiamo a pregare. L'aveva imparato recitando i salmi, come recita il Salmo 123: «A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli». E lo ripeteva in occasione di qualche guarigione, o poco prima di risuscitare Lazzaro, o in quell'episodio di moltiplicazione del pane e dei pesci, quando, alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, sino a quello sguardo levato al cielo durante l'ultima cena, prima di benedire e distribuire quel pane e quel vino benedetto. E mentre lasciamo che Gesù guidi il nostro sguardo verso il cielo, ripenso ad una indicazione liturgica, quando il celebrante, prima di proclamare il prefazio, esorta tutta l'assemblea alzando le braccia dicendo: «In alto i nostri cuori», e tutti rispondono: «Sono rivolti al Signore». Poi Gesù prosegue con la sua preghiera, pronunciando con tono filiale e confidente la prima parola, la parola Padre. Padre, è venuta l'ora. Parola che potremmo ripetere anche noi, assaporandola, quasi scavando la parola, sin quasi a risentire lo stesso affetto intimo e profondo che sta dentro quell'originale aramaico Abba, babbo, bambino mio. Lo sguardo al cielo di Gesù non è uno sguardo di circostanza. Gesù ci sta portando al cuore di una relazione unica, nella trama di un gesto che prelude a un abbraccio, come quando, guardandosi negli occhi, ci si sente non solo l'uno di fronte all'altro, ma quasi dentro l'altro, senza alcun timore, mentre ti prende la voglia di buttarti in lui, assaporando il gusto di essere come intrecciato, avvolto da lui, perdendoti in lui, per un tempo che non si può più contare. Teresa di Gesù bambino racconta nel suo diario che quando pregava il Padre Nostro si fermava alla prima parola e non riusciva più ad andare avanti, come se quella parola le bastasse. E ancora un'espressione Gesù ci regala quando definisce che proprio questa è la vita eterna. Quanto è sobrio il Vangelo nel descrivere l'aldilà rispetto al ricco immaginario elaborato da tanti artisti e letterati e teologi. Nel Vangelo di domenica scorsa Gesù diceva con molta semplicità ai suoi: «Vado a prepararvi un posto». Cos'è mai la vita eterna alla quale Gesù allude? Bello sarebbe abbandonare quel credito eccessivo dato all'idea di un posto, di un luogo collocato da qualche parte del nostro universo.
recuperando piuttosto i dinamismi umani della relazione, a partire da quella che Gesù ha col Padre suo e a seguire anche della nostra relazione con Lui, di noi in Lui e di Lui in noi, stando dentro la trama di un dialogo che non ha fine e che già comincia su questa terra. Anche l'ultima espressione di questo Vangelo assomiglia a un testamento che ormai ci lega a Lui per sempre, senza lasciarci più. Sta scritto: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. È Gesù dunque il posto che ci aspetta, il luogo dell'appuntamento. Come una relazione d'amore senza fine, sicuri certo, come afferma Paolo nell'Epistola ai Corinzi, che qui ormai si sta parlando di una sapienza che non è di questo mondo, quella sapienza che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Che sia una buona domenica per tutti.